Ieri la Protezione Civile regionale aveva diffuso un allerta meteo per tutta la Sicilia. Si prevedono venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti occidentali con raffiche di tempesta, forti mareggiate su tutte le coste esposte. A Palermo, per esempio, è stata sfiorata la tragedia a causa del forte vento che da ore ha sferzo il capoluogo siciliano. Un palo della luce è caduto in strada in zona Noce. Un'auto è stata distrutta, ma fortunatamente non si registrano feriti. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco a Monreale, dove numerosi alberi sono caduti in strada, intralciando la circolazione. Disagi anche nella frazione di San Martino, dove i pompieri sono intervenuti per liberare la carreggiata da piante finita l'asfalto. Maltempo anche in provincia di Trapani, fango e detriti sulla carreggiata di diverse strade provinciali, soprattutto sul tratto SS187 di Castellammare del Golfo. Necessario l'intervento dell'ANAS.